Vittorio Sgarbi, Alessandro Di Battista, il Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano è un ottimo giornale, Marco Travaglio, eccetera, e si lancia in indagini, mi pare che l'ultima indagine del Fatto Quotidiano mi pare sia stata fatta tramite Selvaggia Lucarelli nei confronti di Chiara Ferragni, mi pare. E poi tempo fa il Fatto Quotidiano fece un'indagine su Marianna Madia e la vinse lì, vinse. Il Fatto Quotidiano disse che la ministra Marianna Madia, ai tempi del governo di Matteo Renzi, aveva copiato una tesina. Marianna Madia denunciò il Fatto Quotidiano, ma il Fatto Quotidiano andò avanti e tramite esperti dimostrò che Marianna Madia aveva proprio copiato. Ora il Fatto Quotidiano si è lanciato contro Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi, che in tutta la sua vita ha avuto una infinità di processi, una infinità di processi ha avuto Vittorio Sgarbi. L'ultima inchiesta del Fatto Quotidiano riguarda un quadro che, a detta del Fatto Quotidiano, sarebbe stato rubato da Vittorio Sgarbi, sarebbe, a detta del Fatto Quotidiano, mi pare che questa sia la situazione. Cioè, si sia sembra che il Fatto Quotidiano avrebbe scritto che Vittorio Sgarbi si è appropriato di un certo quadro, ed ora sembra che Vittorio Sgarbi sia indagato. E sentiamo cosa dice Alessandro Di Battista relativamente alla questione. Sentiamo. 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 Il sottosegretario a beni culturali Vittorio Sgarbi è ufficialmente indagato dopo un'inchiesta eccellente del Fatto Quotidiano e di Report per autoriciclaggio nell'ambito di un'inchiesta per furto di un'opera d'arte. Vittorio Se lui dice che non è Sgarbi, vero. Vittorio Sgarbi attualmente ha le deleghe alla tutela della sicurezza del patrimonio artistico. Questa è una roba veramente che ci ridono dietro tutto il mondo. Cioè, colui che è responsabile del patrimonio artistico è indagato nell'ambito di un'inchiesta di un capolavoro artistico. È la più clamorosa in assoluto. Per me, ripeto, per me e per la Costituzione, ogni cittadino è innocente fino a sentenza passata in Sì, lui giudicato. sostiene che è Ma è stata rubata la accettabile copia per del suo opportunità quadro. politica mantenere al suo posto un sottosegretario a beni culturali indagato per una vicenda del genere? Oltretutto. Ecco, queste sono le parole di Alessandro Di Battista. Che sia chiaro, io ho dedicato tanti video, a Vittorio Sgarbi. Io sono stato l'unico in Italia, capito, cari amici che mi ascoltate, io sono stato l'unico in Italia a osservare, a notare e a dire che Vittorio Sgarbi, che si proclama l'apostolo della bellezza, non so che cosa, si mangia le unghie, credo di essere l'unico. Io, Serafino Massoni, credo di essere stato l'unico a dire pubblicamente che Vittorio Sgarbi, che si proclama apostolo della bellezza, si mangia le unghie, cioè è onicofago. È vero, Vittorio Sgarbi, che ti mangi le unghie? Io sono un buon osservatore, sai, Vittorio Sgarbi. Scusami, con rispetto parlando, uno che si mangia le unghie, uno che è onicofago, non si può proclamare apostolo della bellezza, oppure non può fondare un partito fondato sulla bellezza e cose simili. Allora, l'onicofagia è un sintomo, dietro c'è qualcosa, dietro l'onicofagia c'è qualcosa. Io non voglio dire cosa c'è dietro l'onicofagia perché non voglio osare troppo.
c'è un film intitolato Dove osano le aquile, ma io aquila non sono. Io presto compio 84 anni. Ecco, allora, dietro l'onicofagia c'è qualcosa. Io non dico cosa ci sia dietro l'onicofagia, perché voglio morire in pace, voglio morire. Però, ciò nonostante, caro Alessandro De Battista, sì, Vittorio Sgarbi sarebbe stato indagato. Lui dice che non ne sa niente. Vittorio Sgarbi dice che no, io non ne so niente. Caso mai fosse stato indagato, vuol dire poco, eh? Vuol dire poco, vuol dire. Se uno è indagato, vuol dire che la magistratura deve ancora verificare la situazione. Io al tuo posto, Alessandro Di Battista, avrei parlato se Vittorio Sgarbi fosse stato imputato. Imputato. Ma sai, potremmo essere in tanti a essere indagati, sia chiaro. Essere indagato non è che sia una cosa grave. La cosa grave è se la magistratura nei confronti dell'indagato fa le indagini e poi dice sì, questo lo rinviamo a giudizio, cioè l'indagato diventa imputato. Hai capito? Hai capito, Alessandro Di Battista? Caro Alessandro Di Battista, cosa devo dire nei tuoi confronti, Alessandro Di Battista? Cosa devo dire? Ti ricordi Alessandro Di Battista quando tu facevi parte del movimento pentastellato? Ti ricordi? Poi, a un certo punto, tu volevi diventare il capo del movimento pentastellato. Vero o non è vero? Guarda che io ti ho dedicato un video sulla questione di quando tu volevi diventare il capo. Tu volevi fare il capo. E il movimento pentastellato non ti ha voluto come capo. E allora tu hai fatto? Hai sbattuto la porta. Hai sbattuto la porta. Questa è la situazione, Alessandro Di Battista. Hai sbattuto la porta. Hai sbattuto. Va bene. Alessandro Di Battista, va bene Vittorio Sgarbi. Io tornerò sull'argomento, Alessandro Di Battista, ma solo quando saprò che Vittorio Sgarbi, oltre a essere indagato, è stato anche imputato. È diverso, essere indagati e essere imputati, sono cose molto diverse, sono cose. A te Alessandro Di Battista, al Fatto Quotidiano, a Marco Travaglio, a tutti voi, tanti cari saluti dal Tribuno Egizio, un romanzo storico ambientato ai tempi della Seconda Guerra Punica, quando ci fu il grande duello tra Scipione l'Africano e Annibale.